Naturalmente è arrivata anche tanta roba dall'estero, un ragazzo arrivò facendo in bicicletta a portare un libro, ha perso il conto, credo. Sì, no, ma da tutte le parti. Io, se noi siamo vivi è grazie al cuore degli italiani, poi sai, una popolazione che vive una tragedia come l'ha vissuta questa comunità nel 94, ha attraversato la zona rossa del dolore, come dico io, per cui ha un'alta predisposizione. Alessandra, probabilmente in quel momento, fino a poche ore fa, era quell'esempio magari di dolore, di zona rossa, adesso è calcio per lei, è il ritorno nel calcio che conta, affrontando una sfida non facile, perché prendo la spadettrice ultima. Ho sempre fatto le sfide, cioè io penso che poi le sfide siano il sale della vita. Un uomo e una donna che non hanno obiettivi, secondo me, si spengono, muoiono dentro. Io ho bisogno di questo, io vivo per questo, poi certo, su ogni sfida ci devono stare dei presupposti, qui ho trovato dei presupposti per poter cercare di fare il massimo, e sono sicuro che il massimo lo darò al 100%, anche perché ho fatto una scelta per la prima volta nella mia vita di allontanarmi dalla mia famiglia, no? Per vivere a 360 gradi questa città, per lavorare per questa società e anche poi per costruirmi un futuro il prossimo anno in questa società, in questa città. E chiedo ancora, la conoscenza con il Nicorda risale a un po' di tempo fa? Lei lo chiama mister, quindi adesso ha già cambiato ruolo. Sì, no, ma con il mister uno lo chiamo io. E lui ha una storia che parte da dilettanti, ha vinto tanti campionati quando allenava in Sardegna, Como, cioè, no. E per cui anche quello, perché come dicevo prima, avere un direttore generale che sa di calcio è un momento, diciamo, di confronto e di crescita sempre.